Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi parleremo della storia e delle opere che preferisco di un artista molto particolare, ovvero Francis Bacon. No, non Francesco Bacone il filosofo, anche se forse erano imparentati. Parliamo dell'artista Francis Bacon, vissuto nel Novecento. È nato infatti il 1909 e morto nel 1992, quindi possiamo dire che ha vissuto precisamente il Novecento, anche se di fatto non è proprio una fortuna. È famoso principalmente per i suoi autoritratti e per alcune opere pittoriche molto ma molto inquietanti. Ho deciso di parlare proprio di lui perché lo abbiamo citato parecchie volte nel video della settimana scorsa, in cui ho parlato delle opere d'arte nascoste nei film. Ma esattamente, chi era Francis Bacon? Francis Bacon nacque a Dublino, in Irlanda, come abbiamo detto nel 1909, e la sua famiglia era di nobili origini. In famiglia il rapporto fu molto difficile, soprattutto con il padre, poiché Francis non era il figlio virile che lui avrebbe così tanto desiderato. Anzi, reagì molto spesso con punizioni nei confronti di questo figlio, da lui considerato debole e dal carattere, ai suoi occhi, troppo femminile. Tutto peggiorò a 16 anni quando Francis cominciò a manifestare apertamente la sua omosessualità e per questo fu cacciato di casa dal padre e si dovette trasferire a Londra, dove, oltre ai soldi che gli venivano forniti dalla famiglia, si mantenne anche lavorando come interior designer e come illustratore, fino a poi dedicarsi definitivamente alla pittura. La sua arte qui e nelle città che visitò nei suoi viaggi fu fortemente influenzata dai pittori che poté ammirare, come ad esempio Picasso, da cui ereditò questa passione per la deformazione dei corpi, ma venne influenzato anche da Gross, e dal surrealismo. Fu però proprio il surrealismo una fonte di grande delusione per il nostro franceschino. Inviò infatti alcune opere alla Mostra Internazionale del Surrealismo, ma queste vennero respinte, considerate non abbastanza surrealiste. E da qui possiamo già cominciare a capire il carattere del nostro Bacon, che prese così bene la cosa che distrusse quasi tutte le sue opere realizzate fino a quel momento. Francesco, non è che ci sei rimasto male, vero, perché abbiamo rifiutato le tue opere? No! Nel 44 però avviene la svolta. I suoi quadri, o almeno quelli che erano rimasti, vennero acquistati ed esposti in grandi mostre e gallerie di Londra e da quel momento metterà da parte il rancore e ricomincerà a dipingere. Il suo studio da questo momento diventerà un grande punto di riferimento per gli artisti, tra i quali stringerà una grande amicizia con l'artista Graham Sutherland, di cui vi ho già parlato in questo video. E in parallelo, purtroppo, Bacon inizierà anche una vita dissoluta, segnata dall'alcol e dai debiti. Purtroppo la vita del pittore fu segnata fin dal principio da numerosi lutti. Benché avesse due fratelli e due sorelle, i due maschi morirono in tenera età. E in età adulta perse prima il suo amante Peter Lacy, che morì esattamente il giorno prima dell'inaugurazione di una mostra importante di Bacon alla Tate Gallery di Londra. E poi, circa 10 anni dopo, morirà anche il suo compagno George Dyer, che si suiciderà poco prima di una importante mostra di Bacon. George Dyer, inoltre, fece anche da modello per numerose opere di Bacon. Nel 1992, a Madrid, morirà poi lo stesso Bacon per un attacco cardiaco causato dalla sua asma cronica, malattia che lo aveva colpito in giovane età e che lo aveva esonerato dalla guerra. So di avervi già spezzato il cuore con questa storia, ma dobbiamo ricomporci e arrivare alla parte più importante di questo video, ovvero le sue opere. Le opere del pittore Francis Bacon sono violente, tragiche e angoscianti. Bacon mette in scena la fragilità e il dolore dell'esistenza umana, nella sua concezione spietata e tormentata. Ricordiamoci sempre di contestualizzare nel luogo e nel periodo storico. Oltre ovviamente alla situazione tragica del mondo in quel momento, segnata dalle guerre mondiali, c'è anche una questione privata e personale di Bacon ad essere molto importante. Bacon era omosessuale in un'epoca e in un luogo dove era vietato per legge esserlo, in Inghilterra, la nazione che condannò per la sua omosessualità persino il matematico Alan Turing, colui che aveva decifrato importanti codici tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. Se non c'era stata pietà per un eroe di guerra, figuriamoci quanta ne avrebbero mostrata nei confronti di un pittore. Inoltre, le già citate esperienze dolorose della vita di Bacon lo portarono a una visione del mondo oscura e cupa, proprio come i suoi dipinti, dove l'identità viene cancellata o deformata e le figure ritratte vengono ridotte a fantasmi oppure a bestie. Questa stessa però fisicità e crudeltà viene allo stesso tempo attenuata e raffreddata dall'utilizzo di queste ambientazioni asettiche, da queste strutture geometriche, da questi spazi vuoti e dal colore steso in campiture. Parliamo ora nel dettaglio di alcune opere. Iniziamo da Crucifixion, una delle poche opere giovanili sopravvissute alla sua opera di distruzione. In questo dipinto vediamo una figura bianca emergere dal fondo scuro, ridotta all'essenziale, così esile da poterla chiamare a fatica umana. Una forma che richiama quasi più un animale macellato che una persona, e lo stesso senso di sacrificio viene evocato dal titolo, ovvero crocifissione. Vedremo anche tornare il tema della crocifissione dei dipinti di Bacon e vedremo anche una tipologia particolare di dipinti che lui realizzò, ovvero il trittico. Per chi non abbia dimestichezza coi termini del mondo artistico, il trittico altro non è che una scultura o una pittura divisa in tre parti. Era una tipologia utilizzata soprattutto per i dipinti sacri su tavola prima del Rinascimento. Ecco, Bacon riprende spesso questo schema e in questo preciso caso di cui vi parlerò riprende
comprende anche la tematica sacra, però con delle conseguenze molto particolari. Sto parlando infatti del trittico Tre studi per figure ai piedi della croce. Il titolo, come potete immaginare, si riferisce a quei tre personaggi che tradizionalmente vengono rappresentati ai piedi della croce, ovvero Maria, Maria Maddalena e San Giovanni, che possiamo vedere qui rappresentati ad esempio da Masaccio. Nel dipinto di Bacon però le vediamo perdere totalmente la connotazione umana. Li troviamo posizionati su questo fondo arancio, dai tratti mostruosi e dai colli allungati. Bacon associò queste tre figure alle Eumenidi, figure punitrici e vendicative, e forse, avendolo realizzato nel 1944, questo dipinto potrebbe anche alludere alla violenza e alla brutalità della guerra mondiale. Nel 1962 e nel 1965 realizzò altre due versioni di questa opera, con lo stesso titolo, dai risultati ancora più macabri e angoscianti. Non vorrei come sempre che il video diventasse eccessivamente lungo, per questo motivo vi annuncio già che parlerò solo di altre due opere, o meglio di un gruppo di opere e di un'opera singola. Prima parliamo dei suoi celebri ritratti e autoritratti, su cui forse sarebbe necessario realizzare un video dedicato, ma qui ci limiteremo a guardare le caratteristiche più interessanti ed emozionanti. La rappresentazione del volto umano e dell'immagine di sé è per Bacon un processo lungo e molto complesso. Vediamo la figura umana distorta, l'identità che si sgretola e diventa indistinguibile, scompare nel fondo scuro e si contorce su se stessa. Diventa un groviglio di emozioni, di angoscia. L'umanità appare frammentaria e distrutta dagli eventi mondiali e personali, come ad esempio le sofferenze vissute dall'artista. Passiamo ora all'ultimo dipinto di cui vi parlerò oggi, e sarò banale, ma la mia opera preferita di Bacon è la sua più famosa, ovvero lo studio sul ritratto di Innocenzo X di Velázquez. Vi informo che non è l'unico caso in cui Bacon ha manipolato immagini preesistenti, come ad esempio dipinti e fotografie, ma sicuramente il caso più significativo e celebre. Anche di questo stesso soggetto esistono diverse versioni, ma noi ci soffermeremo sulla più famosa, ovvero quella del 1953. La rappresentazione del Papa viene trasformata sotto diversi punti di vista, come ad esempio nei colori, che diventano freddi e contrastanti. Il volto, da severo e statico nella rappresentazione di Velázquez, viene trasformato e deformato in uno spaventoso urlo. L'immagine si sgretola in linee verticali, facendoci cogliere solo parzialmente il volto del personaggio rappresentato. Le mani sono strette con violenza nei bracciali della poltrona, trasformando questa immagine di potere e autorità in un'immagine di angoscia e di terrore. L'uomo rappresentato da Bacon è quindi l'uomo senza speranza, devastato dalle guerre mondiali, che hanno mostrato tutta la sua brutalità e bestialità. È per questo motivo che il pittore Bacon è diventato uno dei maggiori esponenti della pittura del Novecento. È diventato simbolo e rappresentazione pittorica di un uomo nuovo, lasciato devastato e distrutto dalle consapevolezze portate dal Novecento. Bene, per oggi è tutto, è stato un video un po' angosciante, lo ammetto. Abbiamo visto delle opere molto cruente e violente, ma voi cosa ne pensate? Vi piace Bacon o tutto questo è troppo per voi? Fatemelo sapere con un commento, io come sempre vi ricordo di sostenere il mio canale con i mi piace, iscrivendovi, seguendomi su Instagram, facendo tutto quello che potete per condividere la cultura, e noi ci vediamo nel prossimo artistico video. Ciao! And crying.